Il programma è presentato da CPL Concordia, è sempre accanto a te. CPL Concordia, energia che migliora la vita. Buonasera amici di Bizzona, l'approfondimento sulla serie cadetta, come in studio il cavaliere Sergio Brighenti, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera cavaliere, stiamo per festeggiare il Palermo, manca un punto per la matematica promozione in Serie A, complimenti al Rosanero di Iachini. Fate i vostri pronostici però all'indirizzo bizzona@altrostudio.it, diteci chi accompagnerà il Palermo in Serie A. Brighenti l'ha già detto, in tempi non sospetti le due promosse sono Palermo e Empoli. Empoli, quindi insomma la classifica conferma. Prima però di commentare i temi caldi andiamo a leggere i risultati dell'ultima giornata. La 36esima, Pescara-Novara 0-0, Modena-Ternana 3-3, grande spettacolo, 2-0 dell'Avellino col Crotone, vittoria del Brescia 3-0 alla Manuzzi di Cesena, Empoli batte Spezia 2-0, il Palermo vince Latina 3-1, la vittoria del Bari a Padova 2-1, successo esterno anche del Cittadella, molto importante, contro la Regina 1-0, poi il pareggio 0-0 tra Siena e Carpi, vittoria roboante della formazione del Trapani sulla Juve Stabia, infine la vittoria, anche qui pesantissima, in chiave playoff del Lanciano a Varese. Parliamo di Palermo Brighenti, una squadra che sta superando diciamo ogni record. Palermo è una squadra fatta per vincere e ha preso anche l'allenatore vincente, quindi ha completato l'opera. Secondo me Zamparini sa guidare bene la sua società. Oltretutto è già tre volte che retrocede e poi dopo viene promosso, quindi esperienze ne ha, esperienze ne ha da vendere. Sul Latina invece Brighenti cosa diciamo? Il Latina rimane sempre in una buona posizione di classifica, Latina, però ha perso una chance. Sì, il Latina ha una possibilità ancora di rifarsi, ma però deve giocare con umiltà, perché io ho visto la partita col Palermo, a un certo momento affrontava Palermo a viso aperto, era un errore, e questo mi dispiace perché l'allenatore del Latina, Breda, è stato un mio ragazzo nell'Under 21, ha sempre avuto molta cautela, si vede che è stato preso travolto dall'entusiasmo dei giocatori. Esatto, noi vediamo proprio le interviste post gara di Iachini e di Breda che commentano la vittoria del Palermo con Latina. 99,9% abbiamo raggiunto una posizione di classifica e un distacco importante, molto importante, in virtù di una crescita, di un'organizzazione di gioco, di una mentalità, di una crescita individuale di una squadra anche giovane, una squadra che è cresciuta molto sul piano, come dicevo, individuale e collettivo, e bravi ragazzi a seguire lo staff tecnico in quello che poteva essere un lavoro quotidiano, giornaliero, giorno per giorno fatto di lavoro, di fatica, di sudore, perché se non metti di umiltà, se non metti questi fattori qui al centro dell'attenzione, ecco qua che mai nessuno ha vinto niente, ha vinto un campionato, ha vinto campionati senza avere questi presupposti qui. Credo che per affrontare la prima della classe devi avere anche la fortuna che certi episodi vadano tutti nella maniera giusta. Noi abbiamo fatto senza riuscire a far gioco tanto, un discreto primo tempo dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista degli equilibri. Leggiamo a questo punto e commentiamo la classifica di Serie B dopo 36 turni. Palermo 75, Empoli 59, Latina 57, Crotone 55, Lanciano 54, Cesena 53, Siena, Trapani, Avellino 52, 51 Spezia, 50 Modena, 49 Brescia e Pescara, scusatemi, Brescia e Bari, 47 il Pescara, 46 Carpi, 45 Ternana, 43 Varese, 40 Novara, Cittadella 39, Padova 35, Regina 28, Juve Stabia 17. Che scivolone però Brighenti del Crotone ad Avellino. Sì. Occasione sprecata. Io però me l'aspettavo perché era Avellino, sono andato personalmente a vedere la partita ad Avellino, è molto difficile vincere Avellino, molto difficile anche perché c'hanno due o tre giocatori velocissimi. Galabinov è un giocatore interessante che dell'Avellino. Sì, velocissimi che mettono in difficoltà così. Devo dire che naturalmente il Crotone gioca bene perché l'ho visto in tutte le partite, sempre giocare una buone partite. E il problema è che nelle conclusioni, quando gioca fuori casa, trova difficoltà. Noi chiediamo agli amici che ci stanno seguendo di mandare una mail all'indirizzo bizzona@altrostudio.it. Diteci chi è il giocatore più forte della Serie B, un po' l'emblema di questa stagione dei cadetti. L'Avellino comunque può ancora sperare, secondo lei, di entrare in corsa per i playoff dopo un periodo di calo, perché l'Avellino è calato? Sì, secondo il mio punto di vista, dai 49 punti che c'è Brescia e
Bari. C'è il Bari. Complimenti al Bari che ha fatto un exploit importante. Esatto, ha fatto una ripresa. È una squadra giovane e conterà molto perché nel finale di campionato. Poi a Bari l'entusiasmo della piazza. Della piazza. Tantissimi tifosi dell'aeroporto che hanno accolto il ritorno. La playoff, i playoff sarà dal 49 a, quindi insomma vediamo dal Bari che ha 3 punti di penalizzazione fino ad arrivare poi naturalmente all'Empoli che è secondo in classifica. Noi l'Empoli in Serie A, è vero, abbiamo detto che è promosso, quindi partiamo dal Latina. Noi invece dobbiamo commentare Avellino Crotone le interviste post gara della sfida che è un po' un derby del sud, vediamo. È stata una gara per noi strana perché ci si è trovati subito sotto e il gol iniziale sicuramente ha condizionato la partita. È successo che abbiamo avuto una settimana intera per prepararla veramente in maniera minuziosa, come hai detto tu. Era già da tempo, con l'Empoli avevamo adottato questo modulo, a Carpi inizialmente allo stesso modo, poi in seguito ci sono state delle situazioni sia di condizione di qualcuno che qualche defezione che mi avevano fatto desistere da riproporre questo modulo che credo che da qua alla fine possa darci quel qualcosa in più. Adesso noi con Brighenti vogliamo commentare il pareggio del Siena col Carpi, un Siena che ha delle difficoltà importanti dal punto di vista societario, non sì. Si sa nemmeno che sarà il futuro del club bianconero. Ho avuto l'impressione addirittura che molti giocatori giocassero un po' rassegnati, senza quello spirito di rivalsa sugli avversari. È un anno orribile per Siena perché il basket sta scomparendo, il calcio rischia di fare una brutta fine. E poi il giocatore principe del Siena non ha più nulla. Rosina non ha più l'animo spugnante. Esatto, come si dice. Ci manca. Siena però Brighenti che con i 7 punti tolti sarebbe a pari punti con l'Empoli. Eh sì, appunto, voglio dire. Se la società fosse in sintonia, caro mio, sarebbero già anche tra i pronostici. 10 secondi sul Carpi che sta facendo una stagione molto tranquilla, molto Carpi anche serena. Diciamo così, raggiunto il pareggio col Modena in un modo incredibile. Adesso festeggia anche a Siena il suo pareggio. 0-0 la porta a casa. I commenti post partita Siena contro Carpi. Fatto un punto qui per noi ci dà soddisfazione, questo è poco ma sicuro. Noi abbiamo fatto bene secondo me per 60 minuti, dove sì abbiamo patito però non più di tanto e siamo ripartiti bene perché abbiamo avuto 2 possibilità anche di passare in vantaggio, mentre dopo dal 60° abbiamo sofferto molto. Anche poi ho dovuto fare una mossa che magari abbiamo abbassato la squadra ma abbiamo sofferto meno cercando di giocare a 5 perché soffriamo Angelo dal lato destro. Abbiamo fatto il primo tempo nella metà campo avversaria e il secondo tempo nell'area avversaria. Devi avere anche la fortuna di beccare che Rosina tira il volo invece che beccare la testa di quello fa gol. Devi sperare che magari una deviazione, un tiro da fuori, che l'arbitro magari ti dia rigore, che l'arbitro non ti fischi il fallo quando non c'era che Scapuzzi va in porta. Questo è, se no dopo però le abbiamo provate tutte, alla fine giocavamo con un 2-4-4, tutti gli attaccanti li abbiamo messi in ai dentro, però... Allora, non è facile, d'altronde lo sapevamo, in tempi non sospetti dissi che nel giro di ritorno avremmo fatto fatica a fare gol, però andiamo avanti lo stesso. Un Bisoli disperato invece ha preso una sonora batosta in casa contro Brescia. In effetti non si aspettavano un Brescia così vivace e con un giocatore così, diciamo così, tecnicamente preparato che ha fatto un gol eccezionale. All'inizio straordinario. Brescia è una squadra comunque, Brighenti se mi conferma, che è stata costruita anche per provare a centrare certo. La promozione. Corriere non ha mai detto di non sperare. Io sapevo che il Brescia avrebbe trovato qualche giocatore, nel mercato. Uno l'ha trovato. Le piace Iaconi? È un grande esperto del calcio. Sì, calcio. Poi c'è il centravanti. C'è Caracciolo, Lerone, c'è Caracciolo che, simbolo. Che aveva bisogno di una sponda. Adesso l'ha trovata. Quindi Caracciolo poi è un attaccante di categoria. Cesena invece lo teniamo ancora nei playoff, però è una sconfitta un po' pesante. Cesena, Bisoli, bisogna che metta qualche correzione perché o ha sottovalutato l'avversario. Sta sbandando un po' troppo. O ha sottovalutato l'avversario, oppure c'è avuto qualche calo dinamico, proprio fisicamente. Ascoltiamo allora la reazione di Bisoli alla pesante sconfitta interna contro Brescia, poi anche Iaconi. Questa è una partita da avere in pugno fino alla fine, di non rischiare niente, come è successo sul retropassaggio, non mi ricordo di chi, sul nostro portiere. Per fortuna non hanno segnato e non si è riaperta una partita che era, non dico dominata perché non mi piace come termine, ma insomma in pieno nostro possesso, ecco, in quel momento. Hanno dato quello tutto, perché sul piano dell'impegno, su questo
non si può rimproverare. È chiaro che oggi abbiamo offerto poco, ci siamo squagliati subito alla prima difficoltà, perché il primo tempo fino al 44esimo la partita era brutta, ma in equilibrio, alla prima difficoltà non abbiamo avuto una reazione. È un campionato così, noi ci siamo capitati adesso, meglio forse adesso che le ultime tre. È capitato all'Empoli, è capitato a Latina, è capitato a Lanciano. Noi queste tre sconfitte dobbiamo essere bravi, che chi tocca il fondo deve essere bravo a rialzarsi. Andiamo subito a leggervi il programma della 37esima, venerdì sera a Spezia, si gioca Spezia-Regina. Poi sabato alle 15, Brescia-Empoli, Carpi-Pescara, Cesena-Avellino, Cittadella-Varese, Crotone-Padova, Juve-Stabia-Latina, Novara che ospita il Palermo con un'invasione dei tifosi siciliani per festeggiare la promozione, Siena-Modena, Ternana-Bari e infine alle 18 il posticipo Lanciano-Trapani. Partita che secondo lei può essere molto interessante, vedo anche un Siena-Modena che in chiave playoff mi sembra interessante. Noi speriamo di sfruttare lo scoramento un po' psicologico del Siena col Modena. Facciamo dei pronostici velocemente, 1x2. Sì. Spezia-Regina? Spezia-Regina 1 sicuro. Anche perché la Regina ormai è spacciata. Brescia-Empoli? Anche questa è una bella sfida. Brescia-Empoli, questo è un X. Carpi-Pescara? Carpi Pescara, il Carpi X. Ancora abbonato agli X, Pescara che deve ancora sperare. Cesena-Avellino, occasione per la riscossa del Cesena. Cesena-Avellino è decisiva per il Cesena. Eh sì, anche per se l'Avellino no, perché può ancora... Diamo uno ai romagnoli? Cesena-Avellino. No, uno sì per i romagnoli. Cittadella-Varese? Cittadella-Varese c'è qui, sono dei risultati incredibili, Cittadella-Varese, uno mai direbbe che un Cittadella è riuscito a riprendersi dalla sì, situazione. Invece adesso sarebbe salvo, quindi diamo la vittoria anche al Cittadella? Io no, io do un X, uno X. X qui ci sta, velocemente poi Crotone-Padova? Crotone-Padova, qui c'è Crotone che mi piace, gioca in maniera fantastica. Viva Drago. Però il Padova può avere quell'eccezione che è sottovalutato. Deve avere il sussulto del gol perché il Padova al momento sarebbe in Serie C, Lega Pro. Juve-Stabia-Latina, Juve-Stabia mai spacciato, diamo due? Questo è indubitabile che non può assolutamente perdere. Novara-Palermo invece, qui attenzione, Palermo basta un punto, cosa farà? Il Novara forse riuscirà a pareggiare. Ah, bene, quindi diamo un X me. Perché Novara ha bisogno di punti salvezza. Siena-Modena? Siena-Modena io spero in un pari del Modena, però diciamo così, il Siena non possiamo, è in una posizione, in una situazione così grave che potrebbe anche perdere. Eh sì, allora non diamo gli ultimi pronostici, li lasciamo ai nostri amici. Io saluto Brighenti. Io ringrazio di essere qui. Grazie a voi per aver seguito. E saluto tutti gli sportivi della Serie B. E Bizzona torna come sempre settimana prossima. Arrivederci. Il programma è stato presentato da CPL Concordia è sempre accanto a te. CPL Concordia, energia che migliora la vita.